siamo in via Monte di Pietà 19, quello che vedete è il palazzo nel quale abita Maurizio Belpietro, il direttore del quotidiano Libero. Proprio qui tra il quarto e il quinto piano, nella notte del 30 settembre tra le 22:40 e le 23, si sarebbe consumato un fallito attentato ai danni del direttore del quotidiano. Quella che vedete è la scorta armata del direttore di Libero ed era presente anche la sera del fallito attentato. Allo stato dell'arte oggi 4 ottobre non sono ancora emersi altri elementi dall'indagine che la Procura di Milano ha voluto aprire su questo fallito attentato. L'unica notizia e l'unica prova è la testimonianza di Alessandro N., uno dei due uomini della scorta di Belpietro, che avrebbe allontanato l'attentatore con 3 colpi di pistola. Le questioni aperte sull'attentato rimangono molte, prima fra tutte come abbia fatto il presunto attentatore ad entrare ed uscire dal palazzo senza che nessuno lo vedesse. All'ingresso del palazzo era presente uno dei due uomini della scorta e questo è l'interno di uno dei cortili dai quali ipoteticamente l'attentatore è passato. Le uniche vie di fuga rimaste sarebbero quindi l'interno dei due cortili del palazzo, uno che dà su via Borgonovo e l'altro che dà sull'esterno. Ci siamo spostati in via Borgo Nuovo, che è la via sulla quale affaccia l'altro lato del palazzo ed è la via indicata come la possibile altra via di fuga dell'attentatore. Come potete vedere, molti dei palazzi in questa via sono dotati di sistema di videosorveglianza appositamente segnalate dai cartelli. Anche qui al Civico 3 c'è un altro sistema di sorveglianza ed ecco là l'altra telecamera. Anche qui al Civico 9, sempre di via Borgo Nuovo, c'è un'altra telecamera. La domanda che ci facciamo e quella che si sono posti anche gli inquirenti è come ha fatto questa persona ad uscire dal retro del palazzo, unica via di fuga, e non essere ripreso nemmeno da una delle telecamere che abbiamo appena visto lungo via Borgo Nuovo. Anche Gerardo D'Ambrosio, ex capo del pool Mani Pulite, è intervenuto in questi giorni sul tema dell'attentato a Belpietro, segnalando qua molte similitudini tra l'attentato appunto al direttore di Libero e quello avvenuto ai suoi danni il 14 aprile del 1995. A capo della scorta di D'Ambrosio anche allora c'era Alessandro N. Da via Monte di Pietà, luogo del fallito attentato a Maurizio Belpietro, Federica Giordani per C6 TV Milano.